ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme un sapone favoloso che ha una sua fragranza naturale che ricorda un po' China. Non so se l'avete mai provato, di Erbolario, buonissima, è fuori produzione, ma era un profumo veramente fantastico, molto molto speziato. Questo sapone ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche leggere, e questo sapone è ottimo per chi ha la pelle molto molto delicata. Bene, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e tanti commenti, ragazzi, mi raccomando. Se poi mi volete supportare, potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Oppure, se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere la mia lista desideri e farmi recapitare a casa un regalo scelto tra quelli presenti nella lista. Bene, vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, allora sapone al cumino. Ancora non ho i guanti come la volta scorsa, mi raccomando, voi usateli. E a questo proposito vi dico, se non avete mai visto prima come fare un sapone col metodo freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i video della playlist ABC del sapone, mi raccomando, non sono facoltativi. Per questa ricetta, sempre ricetta molto easy, ricetta economica, userò questi stampi. Il link per l'acquisto di questi stampi li trovate in info box, quindi sotto ad ogni video, come i link per l'acquisto di tutti i prodotti che uso, tra cui la fragranza che oggi andrò a usare, sandalo, perché essendo una spezia il cumino, voglio avere un sapone dal profumo molto speziato. Vado a pesare gli oli e la soda. Aggiungo l'acero d'api, come avete visto io nella mia ricetta l'ho messa, l'acero d'api, come al solito, anche questa qua la trovate in info box, ottima, in perline, quindi anche facile da pesare, è ottima per i saponi perché li rende più duri, più solidi e più durevoli anche quando li andiamo poi a usare. Burro di cocco. Uso questo qui sempre che ho acquistato in Coop. È molto buono perché essendo raffinato è ottimo non solo per cucinare ma anche per fare saponi. Saponi, creme. Ricordate però che il burro di cocco, a differenza di quanto si dica in giro, tende a seccare la pelle. Quindi sia nei saponi che nelle creme va messo sempre con moderazione. Pelle e capelli secca, ragazzi. In questa ricetta, oltre al cumino, metterò anche un pizzico di miele alla traccia, perché il miele, come sapete, rende il sapone più schiumoso e più nutriente. Vado a pesare la soda. Verso la soda nell'acqua. Ok, e la sciolgo bene 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 e intanto vado a scaldare gli oli. Noi ci vediamo quando sia la parte liquida, ossia l'acqua e la soda, che la parte grassa, ossia gli oli e i burri, sono in un range tra i 45 e i 50 gradi. Avendo messo la cera d'api, metterò sul 50 gradi. A dopo. Ah, una cosa, la quantità di cumino che andrò ad usare, io lo userò tutta, sono 80 grammi ed è veramente super super carica di cumino. Questa quantità potete usarla benissimo anche per il sapone quel da chilo, quindi il sapone proprio grosso.
Eccoci ragazzi, allora sia la parte liquida che la parte grassa sono a temperatura. Aggiungo il miele all'olio. Vado ad aggiungere la soda e do una mischiata leggera leggera. Il miele vi ho detto che lo aggiungevo alla traccia, si può aggiungere anche all'olio. Adesso molto lentamente aggiungo il cumino. Come fragranza andrebbe già bene così, perché il cumino è molto molto speziato, quindi si sente molto molto. Io voglio aggiungere anche un po' di sandalo. Ok, si è smontato il mini pime. Verso subito nello stampo. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore, così lo togliamo dallo stampo e vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, sono passate esattamente 24 ore, tolgo il sapone dallo stampo. Il profumo di questo sapone è davvero persistente e molto forte, io adoro questo sapone. La stagionatura come al solito di 4 settimane. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao.